Sono convinto che i tifosi della Ferrari però sanno apprezzare anche te, sperando fra l'altro che tu arrivi finalmente a Maranello. Ecco, ti volevo chiedere una cosa, recentemente si è diffusa la voce che tu stai per firmare a luglio un contratto per la Ferrari, poi così di colpo la trattativa si è interrotta, ci puoi dire com'è andata? Quest'anno normalmente scadeva il mio contratto con la McLaren a fine dell'anno e dovevo riguardare il futuro. È ovvio, come è già successo nell'87, prima che andavo in McLaren, quando ero alla Lotus, allora ho avuto i contatti, abbiamo parlato sulla possibilità di correre insieme con Ferrari e siamo stati molto vicini, soprattutto quest'anno. Per ragioni diverse, a un certo momento abbiamo deciso da rinviare, si dice, per il momento, perché era una situazione forse meglio per tutte le due parti e così siamo andati in strade diverse, però siamo stati abbastanza vicino e la Ferrari, per qualcun sia il pilota, presto o tardi nella carriera di un pilota deve essere, se c'è la possibilità. Sarà per il 92. Grazie. Ho sentito dire, scusa, che quando se andrai alla Ferrari nel 92 mi hanno detto che metteranno il clacson. Perché quando arrivi suoni, pop up, si stanno spostando tutti, è vero? No, io non ho detto prima che vado in Ferrari 92, però... Ma se vai, dico, mi hanno detto che proprio... Metto il clacson? Sì. Può sempre aiutare, eh? No, deve. Può sempre aiutare. Quando uno passa suona e gli altri dai, tira via.